Allora, buonasera, Consiglio metropolitano del 30 di luglio 2018. Ricordo che la seduta è in diretta streaming. Do la parola per l'appello e la verifica del numero legale al segretario generale, dottor Meola, che ringrazio. Prego. Grazie Presidente, De Magistris presente, Cacciapuoti presente, Caiazzo presente, Capasso Elpidio presente, Capasso Francesco assente, Carbone Vincenzo assente, Cascone Francesco presente, Cirillo Giuseppe, Cirillo c'è? Al momento è assente, Coccia Elena, l'ho vista, presente, Di Maio lo Felice, presente, Katia Iorio, presente, Iovino Francesco, l'ho visto Iovino, c'è? Iovino, eccolo qua, presente, Iossa, presente, Lebro David, assente, Lettieri Raffaele, assente, Maddaloni Michele, presente, Marrazzo Domenico, presente, Pace Salvatore, presente, Pirozzi Nicola, presente, Guaglietta Alessia, assente, Ragosta Rosario, presente, Sgambati Carmine, l'ho visto prima, cioè, presente, grazie, Tito Giuseppe, presente, Tozzi Paolo, presente, Barchetta Giovanni, presente. Presidente, sono presenti 19, assenti 6. Grazie. Saltato la costiera. No. Tito. La costiera non ci sta. Un nome e un programma, eccolo là. Sindaco, solo per giustificare le assenze di Cirillo che in concomitanza al Consiglio Comunale ha accardito, e Alessia Guaglietta che per motivi di salute è assente. Vabbè. Grazie. Posso, sindaco? Prego, consigliere Di Maio. Anche io per giustificare l'assenza di Carbone da qui poco fa, sta andando al Senato per votare il decreto dignità e Caiazzo ci raggiunge a minuto, ha avuto un contrattempo. E prima di lavoro poi volevo la parola se era possibile. Come no? Posso, continuo? Prego. Grazie, sindaco. Ricordo che era l'8 maggio, in questo consesso, ritrovammo un equilibrio di ripartite con l'accordo istituzionale che già avevamo in essere, quindi di portare avanti quel ragionamento che abbiamo fatto in passato e a portare avanti quelle politiche che tanto benessere hanno fatto nei territori, solo per ricordare che dall'8 maggio, oggi è il terzo consiglio metropolitano che facciamo, abbiamo votato il primo consiglio con il bilancio, successivamente abbiamo votato il riequilibrio, oggi votiamo l'assestamento di bilancio e la nostra disponibilità è sempre la stessa, anzi stiamo già lavorando, abbiamo lavorato, lo faremo ancora, nonostante ancora oggi ci sia qualche criticità sulla ripartizione delle deleghe. Questo non vuol dire che ci ha bloccato, ci ha fermato, la volevo tranquillizzare sindaco che non ci muoviamo, Caiazzo ci ha raggiunto velocemente. Quindi noi andremo avanti con lo stesso spirito, ovviamente anche con la stessa coerenza, scusate, spirito e coerenza. E quindi ci tenevo a ribadirlo a lei, sindaco, che al Consiglio. Ovviamente ribadisco il voto favorevole. Grazie, consigliere, apprezzo molto questo suo intervento ed effettivamente lei ha ragione su un ritardo che non è dovuto a questioni di natura istituzionale e politica, ma anche alla mole di lavoro e a una serie di priorità che hanno interessato la città metropolitana, ma il lavoro è praticamente concluso e quindi credo che nei prossimi giorni potremmo, attraverso l'assegnazione formale delle deleghe, consolidare ulteriormente e rafforzare ancora di più l'intesa istituzionale che sta producendo, come ricordava lei, grazie al senso di responsabilità del Consiglio metropolitano, risultati davvero pregevoli nell'interesse delle nostre
comunità. Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere. Sindaco, lei mi ha anticipato, è ovvio che noi come Partito Democratico noi possiamo che sollecitare, essere come dire, parte attiva nel percorso che deve includere Forza Italia anche attraverso la ridefinizione delle deleghe, in modo tale che non ci possa essere nessuna difficoltà ad andare avanti. Grazie consigliere Iosso. Allora, consigliere Iovino ha chiesto di intervenire. Volevo solo, diciamo, in certo qual senso riprendere già il pezzo che Felice Di Maio lo ha anticipato il 5 di maggio, quindi questa ripartenza rispetto, diciamo, ad alcune iniziative fatte già precedentemente, impegnati loro in qualità di partito di Forza Italia, impegnato insieme a noi a portare avanti, diciamo, questi risultati da territorio dove si vedono grandi investimenti per quanto riguarda la viabilità, sull'edilizia scolastica, quindi importante lavorare in sinergia. Questo che cosa sicuramente porta alla luce? Che al di là, diciamo, di una vera e propria individuazione, caratterizzazione di carattere politica che ci vede, diciamo, un po' diversi, ma sicuramente vicini per quanto riguarda l'aspetto dei risultati, l'aspetto della buona politica, l'aspetto di chi vede nell'amministrazione, e in particolar modo quella dell'area metropolitana, come una risorsa per i territori, ma come dire, questo è anche un grazie agli uffici che molti di loro tra poco si appresteranno ad andare sicuramente nelle meritate vacanze, e quindi questi grandi risultati si sono avuti sicuramente perché la politica, diciamo, per la prima volta ha avuto un grande buon senso a guida dei magistris di mettersi insieme e di poter operare seriamente per i territori. Dall'altro ha visto, diciamo, anche l'azione della macchina amministrativa attraverso il segretario, attraverso il direttore generale, attraverso il capo di gabinetto, attraverso tutti, diciamo, le aree quadro che rappresentano questo ente, un unico corpo che aveva ed ha intenzione sin dagli inizi di settembre di riprendere in una lotta continua, come l'abbiamo visto anche grazie alla polizia provinciale, a quelle che sono praticamente le problematiche dell'inquinamento e dei reati ambientali. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il grande impatto che si è avuto per, diciamo, per abbattere i fitti passivi e riconvertirli in patrimonio per questa grande città metropolitana. Un grande senso di responsabilità, un grande lavoro fatto, grazie anche al PD, Poppi Iosso è intervenuto naturalmente a sostegno anche lui di quello che il collega Di Maio precedentemente aveva detto. Quindi, come dire, ci auguriamo che almeno in parte in questo mese, diciamo, di riflessione, di vacanza, sia anche un po' per noi meritato, un po' più soddisfatti anche alla luce dei grandi risultati e dei grandi lavori avuti. Naturalmente, almeno per quanto riguarda me personalmente, ma penso anche gli altri consiglieri, sarà una breve vacanza e poi subito giù con la ripresa, con le iniziative da settembre. Grazie. Allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno: approvazione del verbale della seduta consiliare del 10 luglio 18. Nomino scrutatori Pace, Ragosto e Di Maiolo. Se non ci sono osservazioni, approvato il verbale della seduta. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno: variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 18-20, verifica della salvaguardia equilibri di bilancio, delibera sindacale 208 il 16 luglio 2018. Diamo la parola al consigliere Capasso, il Pidio. Grazie. Grazie Presidente. L'articolo 193 del testo unico prevede che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo consiliare dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, oppure in caso di accertamento negativo è tenuto ad adottare tutte quelle misure necessarie a ripristinare il pareggio di bilancio qualora i dati della gestione finanziaria non facciano prevedere un disavanzo. Il Consiglio è altresì tenuto a ripianare gli eventuali debiti di cui all'articolo 194. Nel caso specifico della città metropolitana di Napoli, anche per l'esercizio in corso, vige il permanere degli equilibri di bilancio. Infatti la gestione di competenza relativa
alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dal quadro dimostrativo illustrato in delibera. Ancora l'articolo 175,8 del TUEL, che prevede che l'organo consiliare, mediante la variazione di assestamento generale deliberato entro il 31 luglio di ciascun anno, attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. A cura degli uffici finanziari sono state raccolte tutte le richieste avanzate dalle direzioni dell'ente per integrare alcune spese di carattere obbligatorio e al tempo stesso sono state inserite nella manovra le economie che sono state segnalate nelle comunicazioni degli uffici. Nel corpo della delibera è possibile esaminare i vari prospetti contenenti le singole variazioni distinte per centro di costo suddivise per le tre annualità 2018, 2019 e 2020 e con un sintetico commento. Si è proceduto inoltre alla luce della nuova variazione di bilancio apportata durante l'esercizio, assestamento incluso, ad adeguare il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, la cui determinazione è stata effettuata ai sensi di legge. È stata verificata la congruità del fondo di riserva e di cassa e che le previsioni risultano coerenti con il mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione 2018-2020. La gestione dei residui durante l'esercizio non ha registrato criticità di particolare rilevanza. La gestione degli incassi e pagamenti non presenta criticità. Il saldo di cassa si mantiene positivo in previsioni anche dopo le variazioni apportate. Non risultano quindi situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità di provvedimenti di riequilibrio della gestione. Finito. Grazie. Io vorrei anche ringraziare per questo lavoro davvero importante che è stato fatto in relazione alla delibera oggi all'esame del Consiglio Metropolitano da tutta la macchina amministrativa del Consiglio Metropolitano, quindi dal segretario generale ai suoi uffici, il direttore generale, il capo di gabinetto, i ragionieri, i dirigenti, tutti i funzionari, i dipendenti, perché è un lavoro importante, significativo. Io vi anticipo anche che mi sono fatto promotore, convinto di interpretare anche una volontà, spero unanime, del Consiglio Metropolitano, di alcune proposte al Governo, una in particolare, quello di poter liberare nella manovra di bilancio che andranno a preparare in autunno maggiori spazi per l'avanzo di cassa che ha la città metropolitana. Quindi in forma di articolato l'ho anche sottoposto al Governo, quindi questo lo dico perché magari da settembre potremmo renderci anche promotori di alcune iniziative istituzionali insieme, perché quello sarebbe una grande opportunità per dare ossigeno finanziario ai comuni e ai territori, oltre che ai nostri servizi che dobbiamo garantire come città metropolitana. Quindi ci tenevo a ringraziare perché ancora una volta è stato fatto un lavoro egregio e vorrei ricordare che soprattutto in alcuni settori e in alcune materie, in alcuni aspetti istituzionali, la città metropolitana è di gran lunga la prima in Italia sotto diversi aspetti, perché noi abbiamo tantissime città metropolitane che non riescono a raggiungere gli obiettivi che stiamo raggiungendo noi, e questo credo sia anche frutto dell'intesa istituzionale che consente, diciamo, di aprire un dibattito, una dialettica costruttiva, franca, ma sempre nell'ottica dell'obiettivo comune che dobbiamo perseguire. Quindi ringrazio il consigliere Capasso e tutti quanti di questo lavoro. Consigliere Cacciapoti, prego. Grazie Sindaco, mi associo ai suoi ringraziamenti dell'area dei servizi finanziari, ma tutti i coordinatori, i dirigenti, i funzionari, il direttore generale, lo stesso capo di gabinetto. Un ringraziamento va anche al Collegio dei Revisori dei Conti che con spirito di supporto all'organo del Consiglio Metropolitano ha inteso lavorare anche in ordine a possibili integrazioni documentali e quant'altro, chiarire aspetti finanziari ed economici.
Ricordo e giustamente l'ottima presentazione del provvedimento all'ordine del giorno del collega Capasso, la mancata adozione del provvedimento oggi all'ordine del giorno è equiparata alla mancata approvazione del bilancio e pertanto terrei a sottolineare ancora una volta gli obiettivi, come lei giustamente ha rappresentato nel suo intervento, raggiunti da Città Metropolitana, obiettivi politici che qualificano chi siede in questa assise, ma soprattutto vorrei ringraziare l'area risorse finanziarie e tutti i coordinamenti, perché lo stesso collegio, organo esterno a questo ente, ha attestato l'attendibilità, la congruità e la coerenza, non solo competenza e cassa, ma anche in ordine ai residui. E questo è un risultato assolutamente qualificante per coloro che lavorano all'interno di un ente e per chi la rappresenta in assise. Lei partecipa ai tavoli nazionali e dell'ANCI, io sfido qualsiasi altra città metropolitana ad avere un rapporto così alto, sia in ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, anche se in quota residuale, ma soprattutto per le risorse messe in campo in favore dei comuni che noi rappresentiamo, e anche grazie, soprattutto grazie al patto istituzionale che oggi regge. Quindi, ripetendo e giustamente cogliendo il suo intervento, come abbiamo detto nell'approvazione del rendiconto la volta scorsa, noi non siamo una SPA, non dobbiamo raggiungere l'utile d'impresa, rispettato gli equilibri di bilancio, noi dobbiamo reinvestire quelle che sono le risorse a supporto della collettività, dei comuni che oggi vivono in grande difficoltà. Quindi mi associo al suo intervento di ringraziamenti e a quello tecnico del collega Capasso. Chiaramente il voto è favorevole, grazie. Grazie, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. All'unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, come prima. Passiamo alla delibera numero 3, ratifica al punto 3 all'ordine del giorno, ratifica deliberazione sindaco numero 178, 5 luglio 18, adottata con i poteri del Consiglio, ai sensi articolo 175, comma 4, decreto legislativo 267 del 2000, di variazione al bilancio di previsione 18-20, per importo complessivo di euro 99.379 anno 18, per il finanziamento della spesa relativa all'integrazione oraria attribuire ai lavoratori socialmente utili impiegati in precedenza presso i centri dell'impiego utilizzati dall'amministrazione per il secondo semestre dell'annualità 18, libera sindacale numero 178 il 5 luglio 18. Sì, c'è un parere, mi fa notare il segretario, condizionato dei revisori. Parere favorevole alla ratifica di variazioni di bilancio di cui la proposta in oggetto indicata, a condizione che vengano rispettati i vincoli previsti dalla finanza pubblica in materia di spesa del personale. Metto in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Unanimità. Regolamento per l'ufficio del difensore civico, delibera sindacale 210 il 24 luglio 18, metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Consigliere Iossa, prego. Sindaco, io l'ho anche anticipato al segretario generale, con il quale possiamo confrontarci, se necessario, anzi confrontarci. Nell'elencazione di requisiti per l'elezione del difensore civico, articolo 4, al comma 2 pare che vengano definiti i requisiti, però poi al successivo comma 3 questi requisiti vengono integrati, tra l'altro con un'indicazione che a noi pare estremamente limitativa e non pertinente, e poco coerente con quanto poi indicato al comma 2, laddove dopo la virgola è detto testualmente garantita esperienza nel campo del concreto funzionamento della pubblica amministrazione, garantita da un'esperienza lavorativa almeno quinquennale nell'ambito della pubblica amministrazione. Io sarei del noi come partito, e anche ascoltando il suggerimento che ci darà il segretario generale e anche i colleghi consiglieri, saremmo dell'opinione, del parere, di elidere questa parte che va dalla virgola in poi, perché mi sembra quasi poi che nell'elencare i requisiti per poter partecipare, nella parte finale dell'imbuto si voglia circoscrivere a soggetti che a questo punto possono avere solo essere ex
dipendenti di una pubblica amministrazione. Non ho capito? No, beh, potete, vabbè, io, vabbè, magari neanche io. Allora, per me, facciamo completare il consigliere Rosso, credo che abbia completato. Per noi in effetti va bene come schema, salvo questo inciso che è estremamente poi restrittivo e riduttivo rispetto al resto. Va bene, allora se consigliere Rovino, lei voleva dire qualcosa? Beh, giusto perché ci sono anche gli altri colleghi, i quali non erano presenti all'ultima riunione fatta qualche giorno fa, quando poi abbiamo individuato un po' la delibera legata al difensore civico, avevamo dato dei dettami insieme anche al segretario che individuavano quali erano i soggetti, ma soprattutto il segretario ci poneva una questione rispetto a quella che era la maturità anche del professionista che poi veniva poi successivamente individuato. Naturalmente rispetto all'inciso preferirei almeno di concordarlo preventivamente con tutti, almeno con i capigruppo, prima di fare eventuali variazioni, anche per comunicarlo giustamente, anche perché si tratta di individuare un profilo che poi debba essere anche a sostegno. Un attimo solo di attenzione, perché è giusto che poi ci sentano, perché l'individuazione fino adesso non c'era del difensore civico, addirittura si è apportata una modifica rispetto alla quale il difensore potrebbe anche essere al servizio degli altri enti locali con un'eventuale successiva convenzione. Mi corregga il segretario qualora io dicessi delle cose che non avevamo in un certo senso individuato, quindi ritengo che ma prima di fare tutte le variazioni possibili di vederci un attimino di ma credo che sia così più semplice di quello che si possa immaginare. Sentiamo un attimo il segretario, grazie. Sì, in effetti aspetta. No, per dare poi al segretario l'opportunità di intervenire anche su un'altra riflessione che è significativa rispetto a quello che dice il collega Iovino, che è giusto. Cioè il punto è questa diffida che promana dal difensore civico regionale, e mi pare che sia abbastanza incisiva. Premesso che siamo pronti a valutare tutte le soluzioni, però teniamo conto, e quindi su questo chiedo l'intervento del segretario, di questa diffida. Cioè se è una diffida che ci mette effettivamente a 15 settembre, mi pare, più o meno, di fronte al rischio concreto del commissariamento, se noi non dovessimo nominare, individuare il difensore o non dovessimo fare proprio atti, ecco, chiarirci principalmente questo, preventivamente questo. Grazie, sentiamo il segretario. Grazie Presidente. Allora partiamo dall'ultima osservazione fatta al consigliere Iossa. Abbiamo ricevuto la diffida da parte del difensore civico regionale, ragione per la quale il tempo diciamo assegnato dei 60 giorni non è superabile, termine entro il quale dovrà essere intervenuta la nomina del difensore civico, non semplicemente la preparazione degli atti preliminari o prodromici. Detto questo, mi unisco, diciamo, per quanto di competenza alle osservazioni fatte dal consigliere Iossa, ma in verità anche dal coordinatore dell'area di riferimento che aveva già suggerito di far diventare più elastica questa osservazione. Sarebbe sufficiente se il Presidente del Consiglio naturalmente aderisce, e se aderisce il Consiglio, che al comma 3 dell'articolo 4 si aggiungesse, dove c'è scritto almeno quinquennale il rapporto nell'ambito della PA o nei rapporti anche professionali con la PA. Mi spiego, cioè è ovvio che anche un legale di chiara fama potrebbe diventare difensore civico teoricamente. In effetti questa incidentale, o comunque aggiungere al termine del comma o nei rapporti anche professionali con la PA, uno, 5 anni possono essere 5 incarichi, possono essere 10 incarichi, ma comunque un legale potrebbe anche essere nominato, ovviamente con tutti i limiti previsti dal DLGS 33 sulle incompatibilità, sulle inconferibilità, e quello previsto dagli ordini professionali, ma questo consentirebbe anche a professionisti di accedere, previa naturalmente nomina del Consiglio metropolitano, la nomina di un difensore civico. Quindi si potrebbe aggiungere, se voi riteneste utile questa integrazione, o nei rapporti anche professionali con la PA, in coda all'articolo 4,3. Grazie segretario. Prego. Grazie. Consigliere Paolo Tozzi. Perché noto un'altra
motivo di ineleggibilità e incompatibilità che va in contrapposizione con quanto detto e enunciato dal segretario, garantita da un'esperienza lavorativa almeno quinquennale nell'ambito della pubblica amministrazione. Poi l'articolo 5, ineleggibilità, al comma CDE, chi ricopre o ha ricoperto nei 5 anni precedenti la qualifica di amministratore o dirigente di enti, istituti, comuni, aziende pubbliche. Quindi ancora più restrittiva, diciamo, quindi mi sembra che va in contrapposizione con quello che ho detto prima, cioè c'è un'esperienza lavorativa da almeno 5 anni, però nei 5 anni ultimi non ha ricoperto ruoli nella pubblica amministrazione, quindi insomma c'è una selezione realmente strettissima, insomma c'è un'individuazione dell'indicazione del difensore che è molto insomma vabbè, mi sembra una cosa eccessivamente, diciamo così, restrittiva. Se invito i colleghi a leggere i paragrafi, insomma, quindi secondo me potrebbe essere in qualche modo rivisto, insomma, nei caratteri, nelle disponibilità dell'elezione. C'è qualche cosa, allora, diciamo che... Ma lei propone una modifica, perché il tema è questo. Allora, noi abbiamo un'urgenza di approvare questa delibera, perché non possiamo, come sottolineato dal segretario e anche io dal consigliere Iosso, a una lettura sottopongo a cui mi aggiungo anche io. Lettura, okay. Diciamo, non dico analitica, insomma, ma di punto, di precisazione sul... Sì, perciò dico, se c'è una proposta lei... Appunto, che si può... Perfetto. Si potrebbe eliminare, insomma. Beh, eliminare... Per legge. Si può sospendere la seduta per 5-10 minuti? 5 minuti? Prego. Posso? Io lo feci già in conferenza capigruppi, messo in evidenza la convenzione con i comuni. Questa è una bella opportunità per i comuni e quindi gradirei che il difensore civico potesse, come dire, non rinunciare, rifiutare di fare le convenzioni con i comuni, perché sono talmente vantaggiose che se tutti i 91 comuni della provincia aderiscono, il difensore civico deve percepire solo il 25% in più di emolumenti. Quindi non vorrei che magari, dato che non è chiarito nel regolamento, potesse come di fatto rinunciare, quindi non, quindi se rifiutarsi, diciamo. Se possiamo chiarirlo meglio che non può rifiutare, perché dall'articolo 21 e successivo non si evince chiaramente, noi possiamo aderire però... Non c'è scritto che magari lui può rifiutare e rinunciarsi. Quindi se discutiamo. Grazie. Allora mi pare che c'è una richiesta di sospensione di 5 minuti del consigliere Tozzi. Mettiamo in votazione la sospensione un attimo. Oppure la mettiamo un attimo in coda, così qualcuno lavora magari a un testo modificato e nel frattempo approviamo le altre delibere. Proviamo a fare così. Va bene? Allora sospendiamo un attimo l'approvazione. Ma in coda... Votiamo la messa in coda della delibera di cui al punto 4. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. La 4 la tratteremo alla fine. Andiamo al punto 5, riconoscimento di legittimità, debito fuori bilancio 2993-08, sentenza Corte d'Appello. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Atto di precetto del 15.1.18, giudice di pace di Napoli, sempre debito fuori bilancio, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Punto 7, debito fuori bilancio della bellezza di 338,93 euro, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità.
riconoscimento debito fuori bilancio, di cui al punto 8 di 2.929,09 euro. Chi è sempre giudice di pace di Marigliano, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività. Iossa lo sta votando o no? No. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, immediata esecutività all'unanimità come prima. Debito fuori bilancio di cui al punto 9, 2.259 euro e 18 centesimi, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 10, atto di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio culturale dei territori della città metropolitana di Napoli. Consigliere Coccia, ne ha facoltà, grazie. Sì, signor Presidente, signori consiglieri, abbiamo inteso con questa delibera che riteniamo di grande valore mettere in qualche modo a sistema quello che è il patrimonio culturale della città di Napoli. Quando dico patrimonio culturale, evidentemente non intendo tanto gli immobili, assolutamente no, anche se sono hanno comunque una loro destinazione, quanto intendiamo quell'enorme patrimonio culturale della città di Napoli che è condensato nella presenza di ben 9 siti sulla nostra città metropolitana, siti UNESCO. Non solo quelli riconosciuti, ma anche quelli per cui è in avanzato, che sono stati avanzati per il riconoscimento ulteriore, mi riferisco ai campi Flegrei, ma mi riferisco anche ai siti borbonici, ma mi riferisco anche alla canzone di Napoli, mi riferisco quindi a quel patrimonio materiale e immateriale che è ben presente in tutta la città di Napoli. Signor Sindaco, lei l'ha adottata questa delibera e sa quanto questa delibera ha una importanza per la città metropolitana, perché essa prevede per i prossimi 3 anni un lavoro da fare nella città metropolitana, un lavoro che può davvero coniugarsi in maniera perfetta con lo sviluppo. Signor Sindaco, a me dispiace che oggi non c'è il consigliere dei 5 Stelle. Perché mi dispiace? Perché io che sempre, qualche volta li ho chiamati in causa con molta, anche con molta virulenza, devo dire che però nei loro progetti c'è qualcosa che davvero può essere interessante per questa città metropolitana, ovvero nei loro progetti c'è anche quella di una revisione delle competenze delle province e delle città metropolitane, tra questo la riappropriazione, il ridare alle città metropolitane e alle province un compito culturale. D'altra parte noi in questi anni lo abbiamo visto. Il non avere avuto dei compiti di natura culturale ha costituito per le province e per la città metropolitana di dover in qualche modo rappresentarci e fare da soli. Mentre se avessimo avuto questa competenza, evidentemente avremmo potuto anche sostenere tutte quelle che sono le questioni locali, le eccellenze locali, quelle eccellenze che se non le mettiamo in rilievo noi, chi le mette in evidenza, chi le mette in rilievo? C'è un progetto, ovviamente da dipanarsi nei prossimi 3 anni su questo immobile, che diventerà un polo museale come è giusto che sia, perché è stato incluso tra i chiostri dell'UNESCO, riconosciuti dall'UNESCO, e finalmente forse vedremo, signor Sindaco, vedremo che questo polo dove entrano gli stranieri, ma dove purtroppo non trovano niente, o trovano, se trovano questa sala aperta sicuramente godono, in questa sala, attraverso i protocolli d'intesa che stiamo
facendo anche con l'ARPAC, che stiamo facendo anche con l'ASL, per avere il primo piano, perché ci venga restituito il primo piano di questo immobile. Ebbene, abbiamo intenzione di trasferire qui la quadreria di Napoli, almeno quella quadreria che riguarda la scuola di Posillipo, perché delle delibere precedenti ci dicono che quello che riguarda la scuola di Resina deve andare alla Reggia di Portici. Ebbene, questa messa a sistema di tutto l'apparato culturale della città, di questo polo museale, anche con l'apertura, quante volte ci è stato richiesto l'apertura del Museo dei Pupi, perché venga giustamente messo in luce che i pupi non erano siciliani, i pupi erano meridionali, erano napoletani, erano pugliesi ed erano anche siciliani, e attorno ad esso si è svolta molto della dinamica culturale di quell'epoca che ci interessa, che ha costituito veramente il fulcro, la luce per Napoli, ossia il Settecento. Abbiamo teso a mettere in rilievo, io credo, signor Sindaco, che questa delibera che lei ha adottato sia una delibera talmente complessiva, talmente, diciamo, che si occupa di tutto quello del materiale e dell'immateriale, ma anche della rappresentazione, anche della sua rappresentazione, valorizzando tutti i siti, sia quelli storici, Pompei, Oplontis, Ercolano, ma anche quelli non riconosciuti, minori, che sono minori solo sulla carta, minori perché in questi anni talora non si è dato tutto il valore che invece si doveva dare agli scavi, ai siti, alle eccellenze. Questa delibera, che avrò il piacere insieme a lei e insieme ai miei coifirmatari, ma insieme a tutti i consiglieri metropolitani che volessero rappresentarle in una conferenza stampa, perché, per dire, la città metropolitana di Napoli oggi ha un progetto culturale che è completo, che è enorme, che le darò quella giusta visibilità anche all'esterno, anche nelle fiere che si svolgono e dove talora noi non abbiamo la forza di rappresentare, come quella nella quale andremo dal 28 al 30 settembre a Siena, alla fiera del VTU, proprio per rappresentare i nostri siti, sia quelli maggiori che quelli minori. Ma questa delibera, signor Sindaco, ha anche un valore sociale. Che cosa vogliamo fare noi? Abbiamo coniugato la bellezza, i nostri siti li abbiamo coniugati allo sviluppo. Noi riteniamo che tutti i comuni, quei comuni che hanno partecipato così attivamente con noi a scrivere questa delibera, a rappresentare questa delibera e a scrivere poi gli itinerari che presenteremo ai primi di settembre, perché adesso veramente fa troppo caldo e non ci abbiamo il tempo. Ebbene, quei comuni, a parte che ha risvegliato in loro un senso di identità che probabilmente era perso in questi anni, ma chiederemo loro di fare delle manifestazioni di interesse affinché quei siti non solo siano visibili, ben tenuti, valorizzati, ma siano anche fruibili attraverso delle associazioni di ragazzi, di giovani. Comprendiamo, non è uno di quei lavori, non è il posto, ma sicuramente quelle associazioni che terranno aperti, che terranno visibili questi siti, potranno in qualche modo godere della possibilità di avere, di fare da guide per questi itinerari, per questi luoghi resi finalmente visibili, e potranno anche in qualche modo avviarsi alla professione di archeologi, di beni museali, di dirigenti, di impiegati. Si potranno veramente, sarà veramente un elemento di grande sviluppo, di grosso sviluppo per la città metropolitana di Napoli. Io spero, signor Presidente, signor Sindaco e signori consiglieri, che questa delibera venga, così come è stata adottata da lei, venga votata, ma venga votata e venga letta con lo spirito che davvero abbiamo per i prossimi 3 anni
un programma culturale, un programma politico, un programma di sviluppo da portare avanti. Grazie. Grazie a lei. Una precisazione prima di dare la parola al consigliere Ragossa sul punto della delibera: il dirigente dell'area servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, precisando che l'implementazione delle azioni concrete come descritte dalla presente proposta di deliberazione dovrà essere preceduta dal reperimento delle risorse finanziarie necessarie attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento finanziario e contabile nel rispetto dei vincoli di legge. Prego consigliere Ragossa. Sindaco, colleghi consiglieri, volevo innanzitutto ringraziare l'operato della consigliera Coccia che su questa delibera ha speso tempo e tante energie, perché con questa delibera si va a valorizzare una serie di interventi sia sul lato culturale che proprio patrimoniale del nostro patrimonio artistico culturale. E in particolare sono anche io cofirmatario di questa delibera in al punto 3 al punto 4 di questa delibera si parla di un'area che tra l'altro ho competenza per delega, ma che posso dire che l'avvocato Coccia già da tempo ha lavorato a questo piano di valorizzazione e insieme con il contributo del consigliere Pirozzi abbiamo pensato a un polo naturalistico metropolitano che metta insieme un'oasi verde naturalistica con il nostro sito archeologico di nostra proprietà. Bene, un sito archeologico che intendiamo valorizzare, che intendiamo mettere risorse per fare in modo da farlo fruire al pubblico, ai cittadini, alle scolaresche. Diamo l'opportunità di aprire 40.000 metri quadrati di verde al pubblico, di dare la possibilità ai cittadini di poter usufruire delle bellezze. Abbiamo una sorgente in questo polo naturalistico e veramente ci tengo in particolar modo affinché questo lavoro iniziato dalla consigliera Coccia e continuato da tutto il consiglio, perché tutto il consiglio ha sempre dato disponibilità nel voler valorizzare queste aree e quindi spero che i consiglieri votino a unanimità questa delibera. Ringrazio anche il consigliere Maddaloni, anche lui cofirmatario di questa delibera. Poi ci tenevo a fare a dire una cosa importante. Io proprio oggi ho protocollato una nota al sindaco, al direttore generale, al capo di gabinetto, perché proprio sul sito di Liternum, che oggi andiamo a valorizzare e che già abbiamo fatto altri atti intenti alla valorizzazione di quell'area, oggi è completamente sepolto da erbacce e sterpaglie che rendono il sito veramente pericoloso, perché adiacente alla nostra proprietà c'è il parco archeologico di Liternum, di proprietà del comune di Giugliano, che purtroppo ha subito dei piccoli incendi. Ho sollecitato per vie brevi varie direzioni affinché potessero intervenire tempestivamente, però a causa di piccoli problemi tecnici la società che doveva occuparsi dello scerbamento dell'erba non è ancora intervenuta, un po' perché tecnicamente pare che l'area tecnica patrimonio ha difficoltà nel dare mandato a una nuova società di poter effettuare la pulitura di quell'area, dall'altro lato c'è la nostra società partecipata Armena che potrebbe farlo, però a causa di molti impegni che la vedono spesso sulle strade, oggi è diventato insostenibile questa situazione. Quindi spero che, come già si è manifestato cordiale in maniera anche diciamo veloce il direttore generale di voler risolvere il problema con una nota, spero che da oggi si possa tempestivamente poter intervenire, poiché non vorrei che tutto questo lavoro vanificato al momento in cui si possa accendere un incendio, oltretutto anche pericoloso per chi
perché ci sono delle abitazioni adiacenti e poi noi da poco abbiamo ristrutturato anche l'antico tempio e quindi potrebbero arrecarsi danni veramente importanti alle vecchie e antiche mura. Grazie. Grazie. Consigliere Pace e poi consigliere Varchetta. Sindaco, grazie. Io ho un intervento molto breve perché c'è poco da aggiungere a quanto è stato già detto. Io volevo però puntualizzare un paio di elementi. Intanto che questa delibera importante nasce dalla cooperazione di tutte le espressioni del Consiglio metropolitano. Ha una genesi, come possiamo dire, ecumenica all'interno del Consiglio, perché ha un valore aggiunto che forse vale la pena essere messo in evidenza. E non è tanto il valore tecnico o dei singoli atti che si vanno a fare, ma è la struttura complessiva che rappresenta un unicum in Italia in questo momento ed ha un valore politico dirompente. Tutta la politica nazionale sulla valorizzazione dei siti culturali oggi è molto puntata sul creare un polo molto ben individuato, identificabile anche sul piano dell'assetto commerciale e dell'indotto che può generare e vedere essere visto quindi come un'azienda che opera all'interno di un suo progetto culturale specifico. Parlo soprattutto dei grandi siti culturali, la grande stagione di rinascita che stanno vivendo anche nella nostra regione, siti come Pestum oppure siti minori dell'area vesuviana, nasce però da una strategia, da una visione politica del bene culturale che, ahimè, devo dire essere molto conforme ai nostri tempi. Cioè è una strategia che vede il bene culturale esclusivamente come fomite di ricchezza, come attivazione di un mercato, come attrattore commerciale per determinati flussi turistici. L'innovazione radicale, che non deve sfuggire neanche in eventuali commenti o lanci o presentazioni di questo piano, è che questo piano è un piano culturale. Il sottoprodotto di questa attivazione culturale è poi anche l'attivazione di canali commerciali e finanziari, ma è un sottoprodotto. A me pare di leggere che il fine specifico di questa azione sia di preservare il patrimonio culturale non per la valorizzazione commerciale, ma per la costituzione, primo, di una identità culturale del territorio e per la trasmissione di una memoria, di una ricchezza che non c'è. A me non sfugge che questo piano, così come è concepito, che è un piano di connettivo culturale, non è un piano centrato sulle emergenze, ma è il connettivo culturale della nostra città metropolitana che emerge come un territorio omogeneo su cui intervenire e su cui rilanciare la memoria. Qua dentro ci sta tutto, c'è un'idea di scuola, c'è un'idea di lotta alla criminalità, c'è un'idea di assetto dei flussi turistici e tutto è finalizzato in maniera soltanto secondaria alla produzione di ricchezza, ma in maniera primaria alla produzione di cultura, di coscienza e di identità di un territorio e quindi dei cittadini. Per cui, al di là di quello che può essere il valore meramente contingente, meramente estrinseco della costruzione di un assetto economico, quello che mi interessa valorizzare, di cui ringrazio i miei amici consiglieri Coccia, Ragusta e Maddaloni, è quello di aver pensato alla cultura come un bene assoluto e tutto ciò che ne discende è funzionale alla cultura e non la cultura funzionale all'attivazione dei canali commerciali. Vi ringrazio. Grazie preside, consigliere Varchetta. Grazie sindaco. Gli interventi precedenti dei consiglieri colleghi hanno ampiamente esaurito il senso profondo, il valore profondo di questa delibera, e cui ringrazio ovviamente i consiglieri che hanno lavorato su questo, ma il senso che io volevo evidenziare era quello che poc'anzi ha espresso il consigliere Pace, nel senso che questa delibera, come dire, apre un varco notevole in quello che è l'orientamento politico che assume anche la città metropolitana di Napoli, registrando e investendo su quello che è un asset strategico della cultura, ma nel senso, come dire, della cultura, non di promozione della cultura, quindi
che tiene insita all'interno quello che oggi è una, purtroppo ahimè, anche a me dispiace che non c'è il consigliere dei 5 Stelle, una temperie culturale che in qualche maniera soffoca l'aspetto della valorizzazione della cultura, ma intesa in senso antropologico, intesa nel senso di promozione culturale e umana e di promozione dei territori. Ma la promozione dei territori va anche nella direzione di intanto combattere e contrastare la povertà educativa, di cui noi conserviamo il triste primato, ma va anche nel combattere quelle che sono le discrepanze e le diseguaglianze all'interno dei vari territori, che sono sia di carattere economico che di carattere sociale. È una delibera, come dire, piena di valore e piena di contenuti. Io non mi dilungo, molto è stato detto, però invito nuovamente, cosa già fatto, intanto ad andare spediti verso licenziare il regolamento di funzionamento del Consiglio, e qua prevedere le commissioni a partire dalla Commissione Cultura, perché adesso, se vogliamo dare gambe e respiro a ciò che abbiamo detto, dobbiamo mettere insieme, a cominciare da noi, una commissione che elabori e che dia, come dire, concretezza e dia le linee operative a ciò che già in larga parte, come cornice generale, è all'interno della delibera. Ma c'è un lavoro conseguente da fare, ed è un lavoro, come dire, enorme ma di grande valore. E grazie nuovamente a tutti i consiglieri e a lei, Sindaco. Grazie, la cultura unisce e valorizza le differenze, grazie degli interventi e del contributo di tutti. È molto importante che la città metropolitana abbia valorizzato la cultura come elemento che possa fare da collante tra le varie materie, perché non c'è nella legge la cultura, ma noi siamo stati, secondo me, audaci e costituzionalmente orientati nell'interpretare la legge in modo tale che la cultura, che è la ricchezza più grande dei nostri territori, possa diventare una materia alla quale occuparcene, assumendocene la responsabilità istituzionale. Metto in votazione a questo punto la delibera di cui al punto 10 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Un altro debito fuori bilancio al punto 11, la bellezza di 148,95 €, giudice di pace. Metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Punto 12, debito fuori bilancio, sentenza Tribunale Torre Annunziata, €14.000, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, come prima. Punto 13, riconoscimento debito fuori bilancio, €944, giudice di pace di Nola, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità, come prima. Punto 14, ricorso per decreto ingiuntivo, provvisoria esecuzione concessa a Tribunale Napoli, €549,36, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecuzione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Articolo 2, comma 186, lettera C, legge 191-2009, soppressione dei consorzi di funzione, recesso dal consorzio Sole. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecuzione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, come prima. Legge regionale numero 11-96 e successive modificazioni, approvazione del piano forestale territoriale anni 18-20, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 17, presa atto della modifica dell'oggetto sociale, lo statuto GESAC, metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Presa d'atto delle modifiche statutarie dell'Agenzia Locale Sviluppo Comune dell'area Nolana, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Torniamo
al punto 4 dell'ordine del giorno col difensore civico per sapere se si è trovata una quadra. Quadra? Si è trovata la quadra, quindi così come quadrato. Sono tondo. Sentiamo il segretario che ci illumina. Allora, visto che in aula c'è anche il coordinatore dell'area che aveva espresso analoghe osservazioni nel suo visto, il comma 3 dell'articolo 4, sindaco e consiglieri, verrebbe così modificato: sulla base della proposta emendativa effettuata dal consigliere Iossa e anche dal consigliere Di Maiolo, se non ricordo male, per la parte relativa all'articolo 21, corretto? Bene. Sulla prima la proposta sarebbe la seguente: il difensore civico, quindi articolo 4, comma 3 della proposta relativa alla nomina del difensore civico, è la seguente: il difensore civico deve altresì essere in possesso di comprovata competenza nel campo del concreto funzionamento della pubblica amministrazione, garantita da adeguata esperienza lavorativa nell'ambito della PA o nei rapporti professionali con la PA, quindi nell'ambito o nei rapporti professionali con la PA. Questo per quanto riguarda il primo punto. Il secondo, articolo 21, comma 2, verrebbe aggiunto in coda al comma che recita testualmente: il difensore civico metropolitano assume la denominazione difensore civico territoriale se gli sono attribuite funzioni di difensore civico comunale. A questo verrebbe aggiunto: tali funzioni non possono essere rifiutate, perché era quello che il consigliere Di Maio lo aveva evidenziato, nel senso cioè di dare il preside che non ha sentito un po' di sì vuole ripetere per cortesia? Ripeto, quindi laddove si indica il difensore civico metropolitano assume la denominazione di difensore civico territoriale se gli sono attribuite funzioni del difensore civico comunale, a questa espressione del comma verrebbe aggiunto: tali funzioni non possono essere rifiutate. Grazie. Rifiutato. Bene, allora grazie al contributo che è stato dato, perché era importante approvare oggi questa delibera atteso i tempi seguenti alla diffida. Quindi mettiamo in votazione: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Unanimità, immediata esecutività: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene approva. Ringrazio davvero tutti. Sindaco, un attimo solo. Prima della che succede? Scusi sindaco, sindaco, ma è stato votato così come emendato? Così come emendato, certo. Così come emendato. Un attimo prima di dare la parola. Sindaco, volevo solo dire una cosa. In questi giorni, rispetto alla cooperativa Soli, ho ricevuto delle mail. Dico esattamente consorzio Sole, non cooperativa. Sì, consorzio, ne abbiamo parlato, sì, però voglio dire a tutti, all'associazione Mingione, all'associazione Mario Massa, alla cooperativa Meti, a Gianluca Napolitano per la cooperativa Sedes, ad Andrea Fera, associazione San Mattia Onlus, all'associazione Circolo Operatori Polizia di Stato, alla cooperativa Nuvoletta per Salvatore, volevo dire che abbiamo concordato domani un incontro con il direttore generale, perché erano circolate evidentemente delle notizie errate su questa delibera, ed è bene che questi operatori, ma anche tutti quegli operatori che in questi anni sono stati destinatari di beni tolti alle mafie, tolti alle camorre, vengano a in questo incontro, affinché si chiarisca loro che nulla è cambiato, se non la circostanza che avranno a che fare da questo momento con un ufficio della città metropolitana, col sindaco De Magistris direttamente, sia per la gestione che per l'affidamento. Abbiamo dato a Radio Siani un appuntamento domani alle 12, nell'ufficio del direttore generale ci sarà una riunione che chiarirà tutte le problematicità e i vari interrogativi che sono sorti in questo senso. Grazie. Vorrei anche ricordare che noi abbiamo un consigliere delegato che è Carmine Sgambati, che anche lui ha seguito questa vicenda. Io voglio ringraziarvi tutti, perché abbiamo fatto un lavoro egregio che ci dà forza
non tanto per il mese di agosto ma per il mese di settembre, dove saremo tutti in forza anche con le nuove deleghe e quindi dovrete lavorare chiaramente ancora di più. E questo l'auspicio di tutti, un ringraziamento veramente accorato e istituzionale a tutto il Consiglio. Buon agosto a tutti, ai dipendenti, ai funzionari, agli impiegati, al personale, ai consiglieri e a voi tutti. Grazie.